Buongiorno e benvenuti alla rubrica di approfondimento di Lemine News Visit Lemine, che ci vede da circa 2 anni impegnati ad approfondire la conoscenza con i membri della giunta comunale di Almenno San Bartolomeo. Oggi siamo in compagnia da geometra Rota Manuel, assessore all'urbanistica e pianificazione territoriale edilizia privata, ovvero quel settore in cui tutti i progetti seguiti dai membri della giunta trovano una sintesi. Buongiorno Manuel e grazie per averci concesso l'intervista. Correggimi se sbaglio quello che ho detto. Ciao Marco, grazie a te e alle Mine News per il lavoro che svolgete, fondamentale per divulgare ai cittadini tutto quello che succede, diciamo così, all'interno del Palazzo Comunale. Come dicevi bene, il campo del mio assessorato è talmente vasto che l'aiuto e la partecipazione di tutta la giunta è ed è stato fondamentale. Il confronto continuo, quasi quotidiano, con il sindaco e i colleghi di amministrazione è un supporto veramente fondamentale per il mio mandato. Oramai i nostri videospettatori sono abituati con la nostra rubrica che si apre con la conoscenza del consigliere o assessore intervistato. Quindi ti pongo la classica domanda che ho fatto a tutti. Chi è Rota Manuel prima che assessore del comune di Almenno San Bartolomeo? Manuel Rota è un cittadino di Almenno San Bartolomeo, vivo nella frazione di Albenza, sposato con Giulia, papà di un figlio e in attesa della cicogna che a breve arriverà. Manuel, come hai vissuto in ambito amministrativo il periodo della gestione pandemica? E nell'ambito delle tue funzioni, quali azioni hai coordinato assieme ai colleghi della giunta? Ma diciamo che in primo luogo ho semplicemente rispettato le regole del distanziamento sociale. Semplicemente ricordo di aver protetto e dato la priorità alla mia famiglia, cercando di alleggerire le tensioni che, come puoi immaginare, ricadevano su ognuno di noi, ma soprattutto su mio figlio. Penso alle ore passate in DAD, le mascherine, ho voluto essere sincero cercando di spiegare a mio figlio il periodo storico che stavamo vivendo, cercando di fargli metabolizzare il lockdown e l'isolamento sociale. Per quanto riguarda le mie funzioni, ho cercato di capire le esigenze dei cittadini e degli anziani, vivendo in un territorio dove abbiamo anche piccoli nuclei storici impegnativi da raggiungere a livello logistico nelle emergenze, diciamo così, ho proprio cercato di dare un aiuto ai più deboli. Da cittadino mi sento proprio di ringraziare Massimo Todeschini, che è il nostro vice sindaco e assessore al sociale, che si è davvero impegnato coordinando a livello sociale tutte le associazioni presenti sul territorio. In questi pochi anni posso dire di aver visto un lavoro frenetico da parte vostra nella realizzazione di tantissime opere pubbliche. La mia sensazione è come se aveste fretta di rivoluzionare il paese in meglio, ovviamente. Ho potuto seguirvi nella realizzazione di parchi tematici e aree per lo sgambamento degli amici a quattro zampe, il completamento e potenziamento dell'infrastruttura delle reti internet, lavori di ammodernamento del cimitero, ampliamento e sistemazione delle scuole e così tanto che fatico a ricordarmele tutte. Quindi lascio a te illustrarci sinteticamente i lavori che fino ad ora avete svolto. Sì Marco, allora in primis vorrei ringraziare tutti i dipendenti comunali, i colleghi di giunta e il sindaco Alessandro Frigeni. Senza il lavoro di gruppo che abbiamo svolto credo che era davvero impossibile poter gestire e portare avanti una mole di lavoro così importante. Per le opere pubbliche svolte onestamente sono talmente tante, talmente dislocate sul territorio che risulta difficile anche a me ricordarli e non vorrei nemmeno tediarti con un elenco direi interminabile. L'obiettivo principale futuro è quello di mantenere la bellezza del nostro territorio, bandiera arancione Touring Club, migliorare i servizi alla cittadinanza, la qualità di vita e di conseguenza migliorare l'attrattività del nostro paese, continuare a mantenere un'attenzione alta alle esigenze del territorio e garantire equilibrio tra quello che è il territorio antropizzato e quello che è il territorio lasciato ancora al naturale, proprio per garantire uno standard ad alto livello di qualità di vita dei nostri concittadini. Mi ripeto, è impressionante vedere la quantità di lavori fatti, tenuto conto che nel mezzo c'è stata una pandemia. Ma qual è il vostro segreto, se ne avete uno? Ma guarda, senza addentrarmi in troppi tecnicismi, posso dirti che siamo un gruppo coeso, siamo uniti, ambiziosi
e con un'energia direi esplosiva, guidati da un sindaco intelligente che ha fatto sì che ognuno di noi abbia avuto due binari ad alta velocità da poter percorrere. In questo modo ogni membro della giunta comunale ha potuto esprimere il proprio potenziale, contribuendo così allo sviluppo di almeno San Bartolomeo. Quali progetti prevedete di attuare in questi ultimi anni prima della fine del mandato? Non li definirei progetti, li definirei sogni, sogni ambiziosi. Stiamo predisponendo l'avvio dei lavori di opere davvero importanti che cambieranno il volto del nostro paese, apportando quella ventata di novità e di nuovi servizi per i cittadini. Penso alla mensa scolastica delle scuole elementari, il polo dell'infanzia, la nuova isola ecologica. Qual è il sogno nel cassetto di Rota Manuel cittadino e di Rota Manuel impegnato nella giunta Frigeni? Ma guarda, sogno la pace nel mondo. Sogno e spero nel cambiamento radicale e ad un processo di civilizzazione di alcune mentalità presenti in alcuni paesi. Penso ai delitti d'onore, per esempio, dove i padri compiono omicidi nei confronti delle figlie, negandogli la libertà di sposare l'uomo che amano, obbligandolo ancora oggi nel 2022 a matrimoni combinati. Spero in un cambiamento mirato alla libertà d'espressione per le generazioni future. Bene Manuel, noi speriamo di rivederci ancora in futuro, magari a fine mandato con tutta la giunta, per fare una sintesi dell'importante attività svolta per il territorio di Almenno San Bartolomeo, e ti ringraziamo per l'intervista. Grazie a te Marco, è stato davvero un piacere. E grazie anche a voi cari amici di Lemine News Visit Lemine per aver seguito questi reportage che hanno visto come protagonisti i membri della giunta comunale Frigeni, ricordandovi che potrete ritrovare queste interviste nel nostro canale YouTube e seguire le nostre info nelle nostre pagine Facebook e su Instagram. Ciao e grazie, arrivederci, a presto.